Salve a tutti, benvenuti al Giuseppe Meazza, o come preferiscono dire qui a Milano, allo stadio San Siro. La partita di oggi è tra Internazionale e Roma. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi, Luca Marchegiani e Fabio Caressa, per questa telecronaca. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Eccoci, si comincia. João Mario. Perisic. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Ci mette il fisico e conquista il pallone. De Frel. Strootman, Nainggolan, palla larga in profondità, si allunga e trova la palla. Palla in profondità sulla fascia. Candreva prova la verticalizzazione. Ancora fuori dall'area. Candreva allarga sulla fascia. D'Ambrosio lo mette in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. João Mario. Possibilità per Candreva. Occhio al tiro. Va rapido sulla respinta. E c'è il gol dell'Inter. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Prova il... Va di testa! Completamente fuori misura. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Perotti prova a passare con un pallone profondo. Buon lancio. Devia di testa. Para con grande sicurezza. Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Strootman, Strootman! Passaggio in avanti. Mauro Icardi vuole la palla. Strootman, Dzeko. Perisic. Perisic. Intercetta il passaggio, pericolo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Può
poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Prova la giocata nello spazio, pallone in mezzo, può provare. Avrebbe potuto concludere meglio qui, sì, sicuramente. L'Inter ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Nainggolan, Strootman, 5 giri di orologio per andare a riposo. Il pallone arriva a Dzeko. De Rossi non impensierisce la difesa. Icardi l'appoggia sulla fascia. C'è il cross. Perisic. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Si sono fatti infilare in contropiede, un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso, se vogliono rientrare in gara. L'Inter ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Il secondo tempo è cominciato. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Sprecano la rimessa consegnando di fatto la palla agli avversari. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Fazio, De Rossi, Juan Jesus cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia, la mette in mezzo d'Angolan. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. João Mario, Candreva cerca la profondità sulla fascia, cross in arrivo, salta e colpisce di testa. Kolarov. L'Inter ha messo dentro quel pallone in più, ma non deve perdere la concentrazione. Dzeko effettua il lancio sulla fascia. Perotti riceve in posizione interessante. La crossa in mezzo. C'è il tiro. Beffa l'estremo difensore. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Perisic. La Roma non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Juan Jesus. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Non è una sorpresa, quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. C'è il retropassaggio. Prova a verticalizzare.
prova il filtrante. Ecco Perotti. Perotti. Bel pallone. Errore qui, pallone sprecato. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. João Mario. Candreva. João Mario. Allarga il gioco sulle fasce. La butta in mezzo. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Dzeko. Juan Jesus. Pallone alto e lungo sulla fascia. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Attenzione all'arbitro che sta al cartellino. Giallo, è giallo. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Valero ha già lasciato il segno oggi. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo per cercare di segnare. Palla di nuovo verso il centro. D'Ambrosio. La gioca in aria. Dice che può bastare. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria. Il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Che partita si è giocata oggi, Luca? È stata una partita combattuta. Entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. È davvero tutto per questa sera. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.